Carlo Pedrazzoni e in questa fase strana della vita del Parco Nazionale io sono il funzionario incaricato alla direzione e quindi sono qui oggi per portarvi ufficialmente i saluti del Parco Nazionale. Allora, buongiorno a tutti e grazie davvero di averci invitato a parlare oggi. Il nostro progetto nasce da un lavoro di network che abbiamo fatto dal 2015 più o meno. E personalmente io vengo dall'esperienza di progetti live abbastanza lunga. E ne ho fatti molti dei quali in campo forestale. Organizziamo una giornata a Torino di network tra vari progetti live. Ne invitiamo pochi, ne invitiamo 4-5, mi ricordo, però si mette spazio a ogni progetto, quasi un'ora a progetto, per poterci raccontare i risultati delle pratiche che avevano in qualche modo messo a punto. Della ricerca dentro le cavità degli alberi, si chiamano Moon Sampling, quindi si trova un albero cavo che potenzialmente potrebbe essere idoneo e potrebbe ospitare la specie, si va dentro, si estrae quella che chiamiamo rosura, ovvero quel miscuglio di terrizzo, resti organici, eccetera eccetera, terra e legno decomposto, e si va a cercare dei segni di presenza della specie, che possono essere dei resti di adulti morti all'interno della cavità, possono essere dei boccoli. In questo modo si riesce a determinare con certezza che lì la specie è presente. Buongiorno a tutti. Se notate nel titolo, subito invertito le due specie che ne avevamo messo inizialmente, rosaria alpina e Osmoderma eremita. Comunque Osmoderma eremita, lo scarabeo eremito doloroso, è una specie ombrello, è una specie molto importante a livello europeo, perché tantissimi progetti sono partiti utilizzando questa specie. Di un coleottero, è uno scarabeo, un cetoide particolare, e vive esclusivamente dentro le cavità degli alberi. Allevamento ex situ. Andiamo semplicemente a ricreare le condizioni che troviamo in natura, quindi cerchiamo di creare un albero cavo con delle cassette, dei box, purtroppo di plastica, non si possono sostituire per ora con altri materiali, il vetro si spacca facilmente, il metallo non è trasparente. Agli esemplari adulti diamo da mangiare, sia rosaglia che osmoderma piace frutta, possiamo trovare entrambe le specie anche sui fiori, ma grazie all'approvvigionamento di frutta, comunque gelatine base di frutta ad osmoderma, noi riusciamo anche a farla campare, farla vivere oltre il mese. Erano fatte in cooperazione col Corpo Europeo di Solidarietà, abbiamo partecipato a una di queste, era un progetto nel quale chiedevamo l'aiuto di volontari giovani 18-30 anni per il monitoraggio di specie protette, delle occasioni, diciamo, per incrementare le loro abilità e conoscenze. Questi ragazzi hanno un'esperienza molto proficua con i volontari che vedo chi ha frequentato il parco, ha incontrato in questi mesi, sono stati per 4 mesi nel Parco Nazionale, alloggiavano a Metaleto e hanno fatto diversi monitoraggi. A riferirvi, a raccontare un po' quella che è stata l'esperienza di un progetto live che si è concluso ormai nel 2016, ma che è iniziata nel 2011. L'idea di questo progetto da dove nasce? Le foreste appenniniche, in particolar modo le faggete, nel corso dei secoli sono state ovviamente utilizzate con metodologie di utilizzazione classiche che hanno portato nella stragrande maggioranza dei casi ha una semplificazione strutturale che si ripercuote in qualche modo anche in un impoverimento di alcune componenti di biodiversità. L'obiettivo di questo progetto era quello appunto di sperimentare delle nuove pratiche che potessero in qualche modo coniugare l'utilizzo delle foreste, perché stiamo parlando sempre comunque di habitat seminaturali anche all'interno delle aree protette, e la sostenibilità almeno intesa per quanto riguarda gli aspetti ambientali. L'obiettivo principale è quello appunto di assicurare la conservazione di questi habitat caratterizzati dalle specie target, che sono il tasso, l'agrifoglio e l'abete bianco, che vanno appunto a distinguere due specifici habitat di interesse primario, e un'altra serie di taxa ritenuti focus rispetto a questi habitat.
Quindi noi dal 2012 siamo partiti, abbiamo avuto 4 anni intensi di esplorazione nella riserva integrale, che poi non è finita, dove sono saltate fuori anche piante veramente importanti dal punto di vista dell'età, tra cui c'è una pianta che supera i 500 anni, considerate che sono stati trovati dei faggi anche di oltre 600 anni nel parco del Pollino, ma non è detto che anche qua ci siano piante che hanno questa età. Allora, cosa è stato fatto con il gruppo del professor Piovisa? Innanzitutto è stato fatto proprio, si è cercato di determinare l'età degli alberi, dei faggi, perché comunque il dato sull'età è un dato importante, quindi sono stati fatti dei carottaggi chiaramente non troppo invasivi e alla fine sono venuti fuori questi dati importanti di faggi che superano i 400 anni e in qualche caso i 500. Beh, questo è il nostro vetusto, l'albero che supera i 500 anni, in realtà non è l'albero più grande in assoluto, anzi, dai dati che abbiamo si vede che l'età è chiaramente data dalla dimensione, ma è data soprattutto dall'altitudine. Più i faggi sono vicino al crinale, più crescono lentamente, più diventano annosi. Quindi l'albero insomma, che è stato appunto individuato era sopra i 1400 metri. Buongiorno a tutti. Purtroppo sì, non ho potuto partecipare a questo interessante workshop che fa insomma, appunto della situazione di queste azioni finalizzate a conservare la natura dei tratti interessanti per quello che riguarda il patrimonio forestale dell'Appennino settentrionale e il tema che ci è stato assegnato è quello delle cagioni vetuste, in particolare del patrimonio UNESCO che fondamentalmente ha coronato in Europa quelli che sono gli ambiti territoriali dove gli ecosistemi forestali ancora oggi racchiudono elevate naturalità e quindi rappresentano oggi, come nel caso di Sasso Pradino, un patrimonio per quello che riguarda non solo la conservazione della biodiversità ma anche la capacità che hanno le foreste di mitigare i cambiamenti climatici unico nell'ambito delle strategie degli importanti accordi internazionali che sono fondamentalmente poi quello di Parigi, accordi per cercare di contrastare questa ultima temperatura e questo global warming e quello di cui si parla poco meno, secondo me è ancora più importante, è la Convenzione di Rio de Janeiro, votata poi in Parigi Process, che vede impegnati i paesi in una rete mondiale di aree protette, di riserve per contrastare quello che è il problema principale della distruzione degli habitat della perdita delle specie selvatiche. Al Bar d'Aftatok, prima che questa è una foresta di Quercus pubescens, ha più di 100 anni, almeno così è stata diciamo stimata da un progetto umano in Biosphere in Romania, e quindi siamo andati a vedere, ovviamente abbiamo fatto un primo survey. Vediamo un attimo quelli che sono gli interventi forestali previsti nel progetto LIFE. Innanzitutto favorire quella che è la composizione specifica, arbore, arbustiva e erbacea dell'habitat, anche facendo piantagioni di loro. Favorire quella che è la disertificazione della foresta, come diversificandola tramite età, per età, dimensioni degli alberi, variare quella che è la copertura forestale, e assicurare quindi una diversità verticale, soprattutto una diversità nella densità della foresta. E quindi gli obiettivi sono dimostrare come un trattamento corretto, a nostro avviso, impinente pure, impinente pino nero, che sono, ripeto, un popolamento molto, è sicuramente un popolamento artificiale e anche molto poco strutturato in sostanza, insomma, perché comunque è coetaneo, molto specifico, eccetera, se ben fatto possa avvantaggiare diversi aspetti, sia quello economico, sia quello della protezione, che poi era in realtà il vero obiettivo per cui sono stati creati diciamo, questi investimenti, ma anche altri aspetti che mediamente insomma, tempo fa, perché non magari considerati, come anche quello della biodiversità. Il primo, di essere chiaramente nato sul territorio, di essere pagato da quelle ditte che vi ho detto, che rispettano un codice operativo ben definito e che quindi
hanno la possibilità di poter mettere il marchio su un prodotto finito. Prodotto che poi magari può essere anche lavorato lontano da tutti, però è comunque tracciabile, perché a tutto questo materiale viene consegnato un codice e da quel codice, inserendolo su internet, una pagina che viene data, si risale alla particella in cui questo materiale è stato tagliato e tagliato. La cosa più bella che viene fuori sicuramente è il fatto che il parco in questo caso è un laboratorio. Io, anche quando facevo l'amministratore del Parco Nazionale, la cosa che mi piaceva dire maggiormente era che il Parco Nazionale deve essere un luogo di confronto, di idee e soprattutto di laboratorio. E questo l'abbiamo visto adesso. Io sono molto contento di venire dopo Stefano, perché il parco in questo caso è stato laboratorio. Il parco ha partecipato a quello che è la vita dentro il territorio del Parco Nazionale. Il parco ha contribuito a generare un'economia dentro il territorio di un parco nazionale, e questo è sicuramente uno degli aspetti più importanti che devono venire fuori dal ragionamento dentro a un'area protetta. L'area protetta ha questa funzione: primo, in assoluto, la tutela dell'ambiente in cui è presente, ma sicuramente oggi, questo ce lo dobbiamo dire in maniera sempre più convinta, esiste una figura che abbiamo coniato con questo FUD che si chiama uomo consapevole, che è quella persona che vive in armonia con l'ambiente che frequenta. Perché una delle aree pilota del progetto dimostrativa è localizzata ai confini del Parco Nazionale, della zona di Castagneto d'Andrea. Perché comunque giornate come questa sono importantissime per il networking tra progetti che tanto piace tra l'altro alla Commissione Europea. Quindi il progetto Life Natura spagnolo, ideato dal CESIC di Salamanca, comprende partner soprattutto spagnoli, ma anche un portoghese e uno italiano. Siamo noi, il progetto appena iniziato ufficialmente il luglio, poi come sapete la burocrazia e anche soprattutto la nostra, del nostro ente, ha fatto sì che avessimo disponibilità finanziarie solo poche settimane fa, pertanto veramente abbiamo iniziato, molte delle attività sono in via di definizione nei dettagli. 9 partner, 2 istituti di ricerca, 4 medie imprese, un'università, una fondazione, una cooperativa sociale. Il Micole Store si fonda su 3 pilastri fondamentali, che sono un po' i 3 obiettivi principali del progetto. Scusate, ma magari il titolo è anche estremamente importante, cioè l'uso innovativo di risorse micologiche per il miglioramento della produttività e della resilienza di foreste mediterranee minacciate dai cambiamenti climatici. Un progetto che si è ispirato liberamente ad un libro di un micologo statunitense, Paul Stigmans, un po' un pioniere dell'uso dei funghi per combattere altri funghi o per risolvere un sacco di situazioni. Il libro si chiama Mycelial Gardening, How Mushrooms Can Help Save the World. Forse è un po' esagerato, ma senz'altro visionario. Dicevo, 3 pilastri fondamentali. Micoselvicoltura, ovvero pratiche micologiche di gestione forestale, per migliorare la tolleranza delle foreste alla siccità mediante l'utilizzo di fonti micolizzici e alla lotta agli incendi boschivi in diretta attraverso l'uso di funghi che accelerino la degradazione della materia morta al suolo. Microeconomia, ovvero implementare il valore aggiunto di prodotti secondari del bosco, in questo caso funghi ad elevato valore commerciale, diciamo sostenendone una coltivazione, dove possibile, anche artificiale, e nonché promuovendo lavori verdi per persone a rischio di esclusione sociale, ecco qua la cooperativa sociale che agisce in questo senso. Ed in ultimo, la parte che riguarda l'Italia principalmente e noi in quanto patologi forestali, il micocontrollo, cioè la possibilità di controllo biologico di patogeni forestali mediante l'uso di specie fungine